sta nevicando. Non aggiungo altro. Questi sono i dolci che ho fatto per te. Grazie. Oggi ce la siamo presa un po' comoda per via del ghiaccio e della neve. Ora sono le 9 di mattina. Pochinas arriviamo. Giornata veramente dura, fronte freddo incredibile, stanotte neve, temperature di 5 gradi sotto zero, infatti l'acqua del lago è già scesa di mezzo grado rispetto a ieri, in più abbiamo una totale assenza di vento che chi conosce il basso sa benissimo che blocca il pesce, soprattutto durante i fronti freddi, quindi oggi dovrò adattare le tecniche di pesca, dovrò pescare sicuramente più lento a jig e forse anche a finessa, anche se preferirei non farlo, staremo a vedere cosa succede. Dato il momento di sole, come vedete, è incredibile, ci sono 5 gradi. Ma dato che c'è questo sole che batte, la sensazione è veramente diversa da quella di ieri. Sembra di morire di caldo. Appena va via il sole ti devi subito rimettere il maglione e la giacca. Comunque ad ogni modo ho deciso di mettermi a pescare più finesse perché i pesci oggi sono inchiodati. Come avevo spiegato, senza vento non mangia veramente niente durante queste condizioni di fronte freddo. Quindi ho deciso di montare un piccolo micro jig, montato un finale da 10 libbre, fluorocarbon, e anche perché qui si abbocca un pesce grosso in mezzo a questi sassi, mi piacerebbe toglierlo, quindi come trailer monterò un piccolo gambero, bagniamo. Okay. Abbiamo innescato un micro jig, in queste condizioni dovrebbe essere la morte sua. Sembra un bel pesce, sì. E vai, primo di giornata, condizione difficile, sole, calma piatta, pesca finesse, risultato, tam, è un bel pesce. È stato un pesce difficile, non tanto per la difficoltà della cattura in sé, ma perché è difficile adattarsi così a delle condizioni che cambiano come oggi. E questo pesce insomma è stato sudato e meritato, a mio avviso. Ciao bello!
ho fatto un cambiamento per via del fatto... grosso, questo è big, questo è il mostro. Ho fatto un cambiamento per via del cambio di tempo. Questo è un pesce oltre 2 kg. Aiuto! Che mostro! Questo è un pesce oltre 2 kg. Che gioia! Questo è un monster bass invernale del Coghina. Sto impazzendo, aiuto! Oh, si stava per slamare, eh! Ci è mancato veramente poco! Questo è veramente un pesce massiccio. Bello però. Porco diavolo, un bel pesce. Fa veramente freddo, ragazzi. Si è rialzato il vento come ieri. Il pesce si è un po' riattivato. Infatti avete visto questa bella cattura. Tra l'altro al Lipless, che è una delle mie esche invernali preferite. E niente, ora cambiamo zona e andiamo a cercare qualche altro big, speriamo. Bello anche questo. Anche questo pesce, come il primo, ha mangiato su un micro jig. Qui l'acqua è molto più fredda in questa zona del lago, quindi ho optato per un approccio un po' più finesse. Bellissimo pesce, poi preso con un'attrezzatura da spinning uno se lo gode anche di più. Molto vitale, molto combattivo nonostante il freddo. Ho appena avuto una mangiata e il pesce ha dato un pizzico velocissimo sull'esca e l'ha risputata. Questo è uno degli spot più conosciuti del lago, quindi pesci anche in questa stagione, comunque anche se sono poco pressati rimangono sempre molto furbi. Ora sto facendo un nodo di connessione tra finale e trecciato usando un fluorocarbon da 12 libbre. Questo perché d'inverno la sensibilità è tutto, le mangiate sono piuttosto delicate, quindi il trecciato unito al fluorocarbon ci dà la migliore sensibilità possibile. Farò un finale di circa 1,5 metri per assicurare anche all'esca un miglior fondamento, perché il trecciato che sto usando è galleggiante comunque. In questo caso ho fatto un Tony Pegna, è un nodo che risulta molto buono, ha ottima tenuta e molto conico, non so se si vede in video, specialmente in fase d'uscita è conico. Questo veramente rende
questo nodo veramente ottimo per questo utilizzo. Come vedete è diminuito il vento, si è alzato il sole, nuovamente mi sto mettendo a finesse cercando di pescare il più lento possibile, perché sono proprio queste condizioni che comunque favoriscono questo tipo di pesca. Da una parte la favoriscono e dall'altro ci obbligano a farla, perché in queste condizioni prendere un pesce in movimento sarebbe veramente molto 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 difficile. Piccolo micro jig perfettamente innescato. Sto insistendo su questa struttura perché sono sicuro della presenza di qualche bass grosso, quindi mi sto giocando il tutto per tutto. Vorrei prendere un altro gigante oggi, che so che con le temperature in rapida diminuzione, anche se il bass si blocca, potenzialmente gli esemplari più grossi si mantengono leggermente più attivi rispetto alla media degli altri pesci. Ragazzi, non so se vi rendete conto che meteo che abbiamo trovato, lo vedete come nevica, c'è roba da manicomio. Bello, bello, ora si piglia il cinghiale, ora lo prendiamo sotto la neve. Ora tra un po' ci sposteremo, perché come in tutti i laghi, come in tutte le dighe, quello che abbiamo riscontrato in questa zona è che l'acqua è molto più fredda rispetto alla zona della diga, perché come succede sempre in primavera i fiumi sono più caldi della parte del corpo principale del lago, mentre viceversa d'inverno i fiumi buttano acqua fredda e il corpo principale del lago è più caldo. Quindi ora andremo di nuovo a pescare nelle zone che abbiamo pescato ieri e sicuramente saranno almeno un grado più calde rispetto a qua. Ragazzi, nevica. Jingle bell, jingle bell. Qui si vedono dei pesci sospesi. Probabilmente sono carpe. Prima abbiamo visto un piccolo branco di carpe, addirittura era a galla. Guarda qui un altro branco di pesci. Come si vedono bene. Sospesi appena sotto la barca. Questi sono 5 pesci, si riescono addirittura a contare. Chiedo scusa per l'immagine che non è propriamente pulita, ma qui sta nevicando, piovendo, è una condizione al limite dell'umano. Ecco, qui si inizia a vedere. Come vedete si vede proprio che c'è questa murata molto netta, che è la murata poi del ponte, con dei sassi diroccati che sono caduti di sotto, però qui addirittura si riesce ancora a vedere molto molto chiaramente la struttura del muro del ponte. E qui addirittura ci sono due tipo cordoli che si riescono ancora a intravedere. Qui è quasi un grado più calda che vicino al fiume, quindi è proprio come pensavo io. Ora speriamo di trovare qualche pesce attivo, c'è tanto vento, non è facile stare in pesca. Ora sto pescando con un jig, più tardi se cala un po' la luce proverò anche a pescare con qualcosa di reazione. Slamato, avete visto? Ho schippato dentro la pianta, il pesce è partito dentro, era veramente un bel pesce. Mi è venuto incontro, purtroppo ho recuperato, ma non ho fatto in tempo a ferrare in maniera adeguata.
era veramente un bel bus. Bello. Wow. Per la serie Vecchie Glorie, non so se vedete con cosa ho preso questo bellissimo bus invernale, che è un altro pesce da oltre il chilo e quattro, boh, chilo e mezzo. Questo pesce è stato preso il mitico shad wrap da 7 cm, colore gill, una delle esche invernali per antonomasia. Oh, è bello anche. Stavo dicendo adesso a Gianluca che c'è la sponda a 45 gradi come quella che abbiamo riscontrato ieri essere la tipologia di sponda che dava i migliori risultati. Non è grosso, il pesce più piccolo della giornata, è comunque un pesce da chilo tranquillo. Guardate, ha mangiato proprio in punta di bocca, però grazie all'azione della canna siamo riusciti a salpare anche questo bel bass. Ragazzi, sono 5 anche oggi, eh. Abbiamo la quota. Dai, ce l'abbiamo fatta anche oggi, sembrerebbe. Ma non è finita qui, secondo me, eh. Bello questo, sembrerebbe. Bel pesce, nulla di mostruoso. E vai. Piano piano ci stiamo rifacendo, ragazzi. L'inverno è così. Ci sono delle punte di attività incredibili durante la giornata. E i bus entrano in frenesia alimentare per quei pochi secondi, quei pochi minuti, via, non secondi, e se cogli l'attimo puoi prendere veramente, sono 3 pesci consecutivi nel giro di 10 minuti, forse neanche. Anche questo ha mangiato su rapala shad wrap da 7 cm, mangiata anche questa a fil di bocca, però insomma è allamato abbastanza bene. Ah, e voilà, altro pesciotto del Coghinas, bel pesce, liberiamolo, dai. Un fil di bocca, ma comunque alla mano, ragazzi, uno spettacolo questo shad wrap da 7, eh? È veramente una delle tecniche finesse invernali più divertenti che uno possa utilizzare, che comunque è una pesca di movimento, ma allo stesso tempo, essendo quest'esca in balsa e avendo la stessa un nuoto molto stretto, è veramente da considerarsi una tecnica finesse. L'unica pecca di questa artificiale è proprio questa, non si riesce a lanciare. Altro pesce da chilo, forse chilo e 100 questo, molto combattivo, bel pesce.
Ciao bello. Bello questo. È bello, eh? Preso per il naso anche questo. Solita esca, solita situazione, pesce un po' più grande degli altri, questo sembra belloccio, ancora non l'ho visto bene ma direi sul chilo e mezzo. 8 pesci ragazzi, abbiamo fatto il pari con ieri. È un pesce veramente lungo, questo è un pesce da 50 cm, però particolarmente magro. Aia, mi ha dato un morsicone. Wow! Mi fanno ciao i bassi del Coghinas, ragazzi. Come mai? Vedi? C'è roba qui sotto, ragazzi, eh? Guarda, qui ancora si vedeva qualcosa. Bene, bene, torniamo indietro. Sembra bello anche questo, a parte sono tutti belli questi pesci. No, non è grosso. Abbiamo superato anche ieri 9 bass, ragazzi, con la neve. E costo freddo, chi è che bassa a questo convento? No, mi ha disintegrato l'esca, mi ha aperto l'esca, ha disintegrato l'ancorina e mi ha disintegrato anche l'artificiale. Purtroppo sono fatti di balsa, anche per questo che catturano tanto, quindi sono eschi piuttosto delicati. Altro pesce da un chiletto. Vai. Eccolo. Speriamo sia grosso. Bello. Un altro bel pesce. Ragazzi, io direi che questo lago ha voluto premiare il nostro coraggio di affrontare una trasferta così onerosa, così impegnativa in un mese, in un periodo, oggi addirittura la neve, così freddo. E direi che con questo bus possiamo concludere la nostra avventura. Ora rientreremo, sono quasi le 5 di sera e è arrivato il momento di tornare alla nave, ragazzi. Guardate questo bus come ha mangiato lo shad wrap da 7 cm. Questo è il colore Wally, roba introvabile, ragazzi, roba introvabile. Però lo liberiamo. E vai! Anche qui sul Coghinas, che è un lago piuttosto profondo, possiamo avvalerci dell'ancora di basso fondale come un aiuto all'ormeggio. In questo modo non avremo bisogno di nessun tipo di corda, di ancora, non ci sporcheremo neanche le mani. Quindi direi un'altra volta big up per Minkota e per le sue invenzioni. Pesci meravigliosi, posto meraviglioso,
Siamo stati fortunati a trovare una zona grazie alle cosche Andaglio, che, dove abbiamo trovato una scuola di pesci sospesi, e avete visto il risultato, una cosa scandalosa. Abbiamo preso 7 pesci nel giro di mezz'ora, quindi la pesca invernale è anche questo, basta trovare il pesce in un momento di attività e ci si diverte tantissimo. Abbiamo pescato tra l'altro con un'esca retro che molti di voi forse non hanno neanche mai utilizzato, quindi sono soddisfatto anche per questo motivo. Vorrei dire grazie allo sponsor, a Amin Beard e Amin Kota, che ci hanno messo in condizione di vivere questa meravigliosa avventura, e grazie anche a voi per la visione. Arrivederci alla prossima pescata con Jacopo Gallelli.